Una Calabria che si presenta sempre più pronta ad entrare nella grande distribuzione con le sue eccellenze che ormai apprezzano tutti perché sono una sintesi di identità, di gusto e di benessere. Confermo quanto lei sta dicendo perché essendo un frequentatore di fiere anche a carattere internazionale spesso ci ritroviamo con la Regione Calabria anche in convegni, in momenti di convegni importanti dove promuoviamo proprio quelle che sono le caratteristiche proprio di un territorio, delle sue produzioni e come attraverso le produzioni si racconta un territorio. Quanto pensa che sia la chance della Calabria agroalimentare oggi nella grande distribuzione? Quali sono i prodotti che hanno maggiore appeal? Ma nella grande distribuzione la Calabria, proprio per le cose che dicevo prima, che lega i prodotti al territorio, ha delle grandi chance. Oggi i consumatori sono molto attenti a questo aspetto, a capire i prodotti e da dove provengono. I prodotti della Calabria, diciamo, quelli che più hanno un appeal sul consumatore sono quelli caratteristici di quelle aree, mi riferisco alle clementine, piuttosto poi ci sono anche prodotti di carattere particolare come la cipolla ed altre produzioni tipiche. Però io penso che tutte le produzioni della Calabria, ma se mi consentite in qualità di presidente di un'organizzazione di carattere nazionale che rappresenta la maggior parte delle OP in Italia e anche nel Mezzogiorno, tutte le regioni del Meridione possono stare a pieno titolo in quelle che sono le vetrine anche della grande distribuzione, non solo italiana ma anche internazionale.